Ormai da qualche tempo sta spopolando sul web una nota teoria che collegherebbe il film cult Mamma ho perso l'aereo all'universo di Saw, franchise horror ideato da James Wan e Lake Wannell con il corto Saw 0.5 nel 2003. In una recente intervista al The Tonight Show, Macaulay Culkin, l'interprete di Kevin McAllister, il ragazzino combina guai rimasto a casa da solo che si ritroverà ad affrontare due buffi ladri nel classico di Natale, ha addirittura affermato che si tratta di una fan theory molto interessante. E James Wan ha dichiarato quasi la stessa cosa, definendosi lusingato del fatto che una sua pellicola riesca ancora, a distanza di anni, a divertire gli spettatori. Un altro fatto divertente e curioso è che Culkin ha spiegato che nel film con il quale ha debuttato da giovanissimo si nasconda un grave buco nella trama. Il film è ambientato la notte di Natale di un anno imprecisato, ma la linea telefonica esisteva già da un pezzo e questo è un dettaglio da non dimenticare o sottovalutare. Va da sé che il ragazzo, già molto sveglio e furbo, all'arrivo dei ladri avrebbe potuto chiamare subito la polizia e nascondersi fino all'arrivo dei soccorsi, mentre prima decide invece di sperimentare le sue piccole trappole nascoste e trabocchetti contro due malcapitati, un po' come John Kramer con le sue vittime. E secondo Facciamo Cinema, è questo il punto fondamentale da analizzare meglio. Kevin è un ragazzo dotato di grande intelletto, più maturo di quello che sembra, che prima del litigio con i genitori afferma già il desiderio di voler vivere da solo, che non si lascia intimorire facilmente e cosciente del fatto che in caso di intrusione si può chiedere aiuto o alla polizia o ad altri eventuali soccorritori, come infatti farà nel film, ma solo in un secondo momento. Nonostante ciò, a differenza di qualsiasi altro ragazzo della sua età che in una situazione simile si sarebbe o nascosto sotto il letto in attesa dei soccorsi o se la sarebbe data a gambe levate, preferisce dare sfogo al suo lato cattivo e soddisfare un sadismo personale con trappole precise e funzionanti, sempre ovviamente a misura di bambino. Sul piano psicologico, Kevin appare abbastanza chiaramente turbato e provato dalla convivenza con i familiari che, tralasciando il litigio pre-partenza e il suo desiderio di non vedere più nessuno, cosa che può tranquillamente accadere in qualsiasi famiglia, viene addirittura dimenticato come un misero bagaglio di troppo a casa da solo e alla vista dei due malcapitati ladruncoli inizia come ad esternare tutta la sua frustrazione, la sua collera infantile ma non troppo. Non a tutti, anzi, penso proprio a nessuno, fa piacere essere lasciati da soli, soprattutto la notte di Natale quando la famiglia sta partendo per Parigi e fa ancora più male se si è piccoli e innocenti. Kevin è a tutti gli effetti un piccolo enigmista che allargherà con maggior criterio e affinerà con tanti anni di studi una logica tutta sua più meccanica e macabra, e forse la scintilla che lo ha spinto a diventare Jigsaw potrebbe essere esplosa proprio durante quella visita sfortunata dei due ladri una notte di Natale di tanti anni prima. E c'è di più. Proprio come John Kramer, il ragazzino adora farsi vedere di rado, quindi il meno possibile dai ladri, e anticipare le mosse delle vittime, preferendo piccoli spazi chiusi e al buio, come una cantina. Inoltre, fisicamente, i tratti del viso dei due sembrano combaciare quasi alla perfezione, così come i capelli e gli occhi, entrambi chiari. E tu? Cosa ne pensi? Conosci altre teorie che uniscono due o più film completamente diversi e a prima vista estranei tra loro? Vorresti sentirne parlare in maniera approfondita qui sul mio canale? Lascia un commento e diventerai tu il protagonista della prossima bizzarra, ma non troppo, teoria di Facciamo Cinema. Lascia un mi piace e iscriviti. Ci vediamo in un prossimo video.